Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostrerò come aggiungere il famoso effetto bokeh che ultimamente va tanto di moda nelle foto che possiamo vedere sui social, soprattutto su Instagram, che non è nient'altro che questo effetto sfocato sullo sfondo delle immagini che mette in risalto ben definito un soggetto che appunto vogliamo che sia in primo piano nella foto. Per fare ciò lo possiamo fare tranquillamente dal nostro dispositivo Android in questo caso, ma tranquillamente lo potete fare anche tramite i dispositivi con sistema operativo iOS. Vi metterò nella descrizione anche il nome dell'applicazione che si potrà scaricare e utilizzare su iPhone e farà le stesse identiche cose, mentre quella che troverete in Google Play, quindi per Android, è questa con praticamente la seconda app che vedete qui sul mio tablet, quella con la forma, diciamo, dell'applicazione che ha la gocciolina, ecco, e si chiama Effetti di sfocatura della fotocamera. Andiamo ad aprirla così vi faccio subito vedere. Allora, ecco qui quando l'apriamo, ecco, già fa vedere cosa intende per effetto bokeh, cioè questa, ad esempio, foto che mette in risalto la ragazza qui in primo piano e dietro è tutto sfocato. Allora, abbiamo questi tre pulsanti: macchina fotografica per acquisire immediatamente una foto e andare immediatamente a modificarla. La tua creazione dove viene salvato tutto ciò che noi andiamo a modificare tramite quest'app e galleria dalla quale possiamo attingere e prendere le foto che noi abbiamo già scattato in precedenza senza questo effetto bokeh e aggiungerlo. Quindi andiamo a prendere in galleria una foto. Io vi faccio vedere questa. Nel momento in cui l'apriamo, possiamo decidere se andare a tagliare e ridimensionare i bordi. In questo caso va più che bene così. Ok, come vedete già di default lui parte e ci dà una sfocatura circolare che noi possiamo andare a muovere e ampliare anche e posizionare dove ci serve. Ad esempio, io vorrei che in questa foto venisse in primo piano, quindi saltasse subito all'occhio questo personaggio di stoffa e tutto il resto dietro venisse sfocato. Però se vado a selezionare una sfocatura di tipo circolare, non prendo solamente i contorni dell'omino, ma prendo anche parte dello sfondo, quindi in questo caso per il lavoro che voglio fare io su questa foto, il circolare potrebbe andar bene, ma non è quello che stavo cercando. In ogni caso, quando l'app si apre, abbiamo di default la sfocatura circolare. Andiamo a cliccare nel menu qui in basso e compare la sfocatura lineare. Lineare lo dice la parola stessa, sfocatura a linea, che noi possiamo sempre andare a muovere, vedete, ampliare, come ruotare anche, come meglio vogliamo per ottenere l'effetto, ma anche in questo caso, per il lavoro che vorrei fare io, non è la sfocatura più adatta. Andiamo a fare freestyle. Ecco, qui comunque l'app è anche abbastanza intuitiva, già vi suggerisce, cliccando freestyle, cosa andiamo a fare? Disegneremo l'oggetto da selezionare, quindi con il dito, semplicemente, noi andiamo a definire i contorni di ciò che noi vogliamo portare in primo piano. E quindi tutto il resto andrà sfocato. Possiamo farlo anche in modo non proprio preciso, abbastanza grossolano, per dare ancora meglio l'effetto, però insomma, più o meno andiamo a prendere i contorni dell'omino. Poi ci dà due alternative: sfocatura all'interno, ovvero il soggetto che io sono andata a delineare verrà sfocato e tutto il resto lasciato nitido, o viceversa, che è l'effetto che sto cercando io. Sfocatura all'esterno, ecco che il nostro omino viene portato in risalto e tutto lo sfondo dietro viene sfocato. Se però questo tipo di sfocatura non ci piace, noi non facciamo altro che andare in tipi di sfocatura. Ecco che ci dice cambiare il tipo di sfocatura e aumentarla, diminuirla, dare un effetto pixelato piuttosto che provare gli altri tipi di
vedete, di sfocatura, questo dà un effetto movimento che il programma ci offre. Vedete, possiamo migliorarne l'intensità, diminuirla. Qui io volevo una cosa del genere, non esagerata in questa maniera, ma neanche a livello zero, quindi diciamo così. Fatto ciò, possiamo dare l'ok e apporterà le modifiche. Ovviamente l'app, purtroppo in versione gratuita come tutte, ha pubblicità. Fatto ciò, ovviamente qui ci chiede di selezionare come è stata l'esperienza dell'app, ok, andiamo a salvarla, quindi è stata salvata nella nostra galleria. Faccio vedere, eccola qui, viene già salvata nella nostra galleria. Se però, faccio vedere, vogliamo fare un altro tipo di lavoro con un'altra foto che magari richiede un altro tipo di selezione, quindi andiamo a riprendere la foto, va bene. Ecco, sempre ogni volta che l'apriamo, vedete, di default ci dà la nostra sfocatura circolare, però volevo farvi vedere altri due metodi interessanti di ottenere questo effetto, che sono punto di punta, disegnare su oggetto per mettere a fuoco. Quindi questo cosa ci permette di fare? Di andare, lui diciamo che ha già, diciamo, creato questa patina sopra la nostra foto. Noi col dito non facciamo nient'altro che andare a rimuovere e quindi a portare in primo piano la parte dell'oggetto che ci interessa che non venga sfocata, vedete? Quindi in caso di soggetti un po' più complessi dove la circolare non va bene, la lineare non va bene, anche freestyle, andare a definire i bordi risulta un po' complicato, anche perché magari abbiamo più di un oggetto da voler portare in primo piano e magari non si trovano nemmeno vicini nella foto, quindi andare a selezionarli con l'effetto freestyle non è possibile. In questo caso noi possiamo andare, vedete, anche da un'altra parte della foto, a rimuovere la sfocatura dove ci interessa. Al contrario, invece, con punto di sfocatura, fa esattamente il lavoro inverso. La nostra foto non è sfocata, noi col dito andiamo a rendere sfocato quello che invece ci interessa. Quindi anche questo, per un lavoro magari un po' più di precisione, per soggetti appunto a cui non possono essere applicate le sfocature che abbiamo trattato prima, anche questo fa il lavoro praticamente appunto inverso dell'opzione punto di punta. Quindi vedete come con questo semplicissimo programma è facile, immediato, velocissimo e anche intuitivo poter creare e ottenere le nostre foto con questo effetto bokeh. Tenete presente che comunque i dispositivi, quindi tablet e soprattutto smartphone più che tablet di ultima generazione, hanno già questo effetto nella fotocamera. Quindi se voi scorrete nelle varie impostazioni della fotocamera, sicuramente se il vostro telefono è un ultimo modello, diciamo anche un modello di punta, troverete l'impostazione adatta a fare già questo tipo di lavoro. Solitamente vi chiede, quando voi andate a fare la foto, vi compare un cerchio sullo schermo. Col dito voi andate a mettere quel cerchio su quell'oggetto che vi interessa portare in primo piano e quindi sfocare tutto il resto. Solitamente però l'oggetto che andate a fotografare non si deve trovare a tantissima distanza, solitamente circa un 50 centimetri richiesto dall'obiettivo, di modo da poterlo mettere bene a fuoco e sfocare tutto il resto. Se però l'effetto dato dalla vostra fotocamera non fosse sufficiente, non vi dovesse piacere, oppure avete più soggetti da tenere a fuoco e da sfocare tutto il resto che c'è dietro, quest'app vi può essere veramente utilissima. Vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande a riguardo, oppure se avete dei suggerimenti, delle richieste sui prossimi video, non esitate a scrivere tutto sotto.
In descrizione vi lascerò il nome di quest'app Android e della versione per iPhone. E ci rivediamo al prossimo video. Grazie mille dell'attenzione, ciao!